Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Oggi è martedì, voi questo video lo vedrete domani, mercoledì. Sono svegliato molto presto stamattina, ho un sonno che parano due, però devo fare un sacco di cose e quindi niente, mi sono dovuto svegliare per forza presto. Fa freddo e mi sono preparato la colazione, due fette biscottate col solito cappuccino di soia e non mi va molto Sono stanco, ciò so, non mi va molto prepararmi. Infatti pure a pranzo non so che cosa mi invento. Devo anche andare in palestra. Mi sono svegliato con gli insulti di un certo Nick Nicola, si chiama questo. C'ha, come immagine di profilo c'ha lo scudetto della Juve e mi ha riempito di insulti su una marea di video, quindi mi sono svegliato già un po' girato. Per di più internet sfarfalla. La luce rossa sul del modem, il modem c'è la luce rossa e quindi mo già ho mandato un tweet a Fastweb, vediamo se se si risolve. E per il resto niente ragazzi, c'è un sacco di cose da fare. Ci vediamo dopo ragazzi. Questa bella arancia. Ecco il pranzo, ragazzi. Questa è una zuppa di fagioli. Sono solo fagioli, hanno 200-250 grammi. Li ho messi in un pentolino con uno spicchio d'aglio, un po' di carota e senza olio. Ho messo i fagioli che erano quelli già quelli precotti con aglio e carota. Poi ci ho aggiunto dell'acqua, della passata di pomodoro, un pizzico di sale. Ho fatto cuocere. E poi ci ho messo una spolverata di parmigiano. Ora ho girato, sto aspettando che si freddi. Di contorno non so che cosa mangerò, o un'insalata oppure ho del broccolo romano. Anzi no, mangerò del broccolo romano che ho semplicemente lessato l'altro ieri mi sembra nel frigo e lo mangerò, ci metterò un po' d'olio crudo e mangerò quello lì. Mi sono dimenticato ragazzi di dirvi, poi ho preso, avevo della pasta integrale delle penne che ho frantumato con le mani, le ho messe in un canavaccio, le ho rotte. Ce le ho messe dentro e l'ho aggiunta alla minestra. Sto andando in palestra, ragazzi, e niente, ci vediamo dopo. Ciao. Sono tornato a casa dalla palestra, ragazzi. Ho mangiato un frutto, una mela che mi ero portato in palestra. Scusate, il telefono mi balla. E niente, quindi lo spuntino pomeridiano l'ho fatto. Ora vado su casa, ho altre cose da fare e ci vediamo per la cena. Ciao, ragazzi. Ok ragazzi, questa è la cena che mi vado per preparare, diciamo preparare il parolone. C'è del salmone affumicato che mi vado a condire con un po' d'olio, sì d'olio scusate, di limone. E qui invece abbiamo un po' di broccolo romano, quello che ho mangiato lo stesso a pranzo, a me piace molto. Me lo scaldo al microonde, ci metto sopra un po' d'olio ed è un'altra cena tristissima. Eccomi qua ragazzi, ho finito di cenare, cena abbastanza triste nonostante io sia un grandissimo amante del salmone crudo e affumicato, cotto mi ha nauseato dopo una dieta che ho fatto qualche anno fa in cui c'era quasi sempre salmone cotto, mi ha nauseato, mi è veramente difficile mangiare del salmone cotto adesso, comunque levando sto accenno biografico che non interesserà a nessuno, volevo un po' ragguagliarvi così sulla dieta. La dieta sta proseguendo, non mi sto pesando, non perché io voglia, scusate i messaggi che arrivano, non perché io voglia, ripeto, mettere la testa sotto la sabbia, ma mi peserò perché logicamente dovrò pesarmi perché non voglio farmi nemica la bilancia, però adesso voglio vivermela un po' così, un po' più serenamente. Sto faticando molto, sto veramente. Sento che lo sforzo è veramente veramente grande adesso, sia perché ho voglia proprio, sento proprio che ho voglia di magari concedermi qualche cosa di più e poi perché proprio ho una fame incontrollabile praticamente quasi per tutta la giornata, quindi mi è veramente difficile, però nessuno aveva detto che sarebbe stato facile, lo sapevo. Sapevo prima o poi, quando cominciai la dieta, sapevo che sarebbe arrivato un momento in cui sarei stato veramente messo alla prova,
Ed è questo il momento, quindi devo resistere anche se è dura, e ci siete voi a darmi tanto coraggio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.